Avve a tutti i miei legionari barbarazzoni iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Europa Universalis con Urbino, guidata dalla dinastia dei Borgia e nello specifico dalla duchessa Lucrezia Borgia I, che non è più solo duchessa di Urbino ma anche regina della Santa Madre Russia. E potrebbe essere problematico tenerli sottomessi, mettiamola così, i russi, però in ogni caso siamo gasati da questo, siamo gasati, l'ho messo anche in copertina e siamo gasati e felici. Tra l'altro non penso che prenderemo idee, quindi andiamo a toglierci un attimo questo e ci metteremo quello del morale degli eserciti come prossimo bonus ecclesiastico. Stiamo utilizzando dei bonus qua, potremmo mettere l'attrito per i nemici e la crescita anche delle nostre guarnigioni aumentata del 10%, sì, non è per niente male. Dato che siamo in guerra, direi che è più che accettata come cosa. Tra l'altro sto rispedendo indietro i diplomatici, uno che stava facendo power projection, mettiamola così, quindi stava cercando di, no, scusate, di fare lo spy network in Francia. L'altro, Commonwealth ci ha annunciato come rivale. L'altro invece che stava facendo qualcosa che non mi ricordo bene cos'era. Ma allora, uno lo mandiamo in Russia perché sono sleali al momento. Tra l'altro, una cosa utile che possiamo fare è, e che abbiamo già fatto in realtà, è il supporto ai lealisti. E non è per niente male, non è per niente male. Dobbiamo stare attenti soprattutto per il fatto che hanno molte più truppe di noi. E dobbiamo quindi sperare che cerchino di tenere gli eserciti abbastanza contenuti, perché dovremo fare in modo di avere più truppe di loro. E mi rendo conto che non sarà facile, ma ci proveremo. In ogni caso, Tripoli. Miglioriamo le relazioni, ecco cosa stavo facendo. Stavo facendo questo. Potremmo creare un nuovo stato qua sotto, se ben vi ricordate, ma avevo deciso di non farlo perché non ne possiamo fare ancora molti. E quindi forse non vale la pena di prenderci quello come stato. Quindi lo balziamo. Conversioni, direi che dopo questi non vale più la pena di farne nessuno per il semplice fatto che stiamo già spendendo una barcata di soldi, quindi forse non è il caso. Un'altra cosa utile potremmo fare? No, niente. I ribelli a Bajan fra poco arriveranno a rompere le balle e ok, buon per voi. Va bene, Provincial Rest. Ci stanno bloccando dei porti e fra un attimo ci penseremo. Prima vediamo di riunire per intero la nostra flotta. Tra l'altro ci mancano ancora 15.000 uomini, dannazione. E la nobiltà non ci può aiutare perché non ha abbastanza. Hey, olè, è scoppiata la ribellione. Dicevo, la nobiltà non ha abbastanza uomini per poterci aiutare. Va bene, in ogni caso, caro il mio badoglio, prima di fare qualsiasi cosa, direi che vai giù a sistemare i ribelli, così almeno stiamo tranquilli per un po' di tempo. Perfetto, potrei costruire qualcosa, ma al momento direi che non ne vale la pena. Rimaniamo un attimo in pace. Qua, questo generale lo sostituiamo con Ippolito Barbo e direi che ti mandiamo a prendere Napoli. Tu ti muovi verso l'Abruzzo, non ci sono eserciti francesi ancora nella penisola, al momento direi che sono impegnati altrove, e questo è un bene. Ok, qua la nostra flotta si dà una riparata e non mi dispiace come cosa. Andatemi a prendere quei ragazzoni là sotto, perfetto. Potremmo aumentare la flotta? No, però dovremmo assolutamente aumentare il nostro esercito, anche se ci costerà perlomeno per rivaleggiare, possiamo dire, con la Russia. Ok, so che dobbiamo rinforzare, non serve nemmeno come lo dici. Le tregue non mi interessa al momento sapere tutta sta roba. E ok, delle free policy ce ne frega abbastanza poco, anche perché quelle diplomatiche, oddio, qualche soldo in più non potrebbe non far male, devo dirlo. Quant'è che ci dà? Più 25%. Ma sì, dai, facciamo che lo mettiamo anche. Li vorrò annettere, ma per ora li mettiamo anche. 10 potere amministrative, 73 ducati per prestigio. Siamo in negativo, quindi ci può aiutare per quanto riguarda questo il prestigio? Sì, ci può decisamente aiutare. Ok, avranno il nostro supporto. Va bene, vediamo di combattere questi ribelli qua sotto. Dai che ci siamo quasi. Ok, tra l'altro qua l'assedio sta andando bene, ma ci sono fin troppi uomini ad assediare. Direi che non ci serve tutta questa gente, magari lasciamo, che so, facciamo così. Voi tornatevene a Roma, perfetto. Sono arrivati i francesi nella penisola, cioè è un male. Ciò è decisamente un male. Speriamo che i russi arrivino il più velocemente possibile. Il fatto è che non so da dove potrebbero passare le truppe russe e questo è un grave problema. Io accetterei per questo anche una pace bianca con i francesi, devo dire. Sarebbe
Ben accettata anche quella. Ok, qua la battaglia è vinta. Rioccupiamo il territorio e fra poco potremo rimandare le nostre truppe a nord. Perfetto. Magari facciamo che allora voi cominciate a occuparmi qualcosa qua. Nello specifico quello. Oh mio Dio. Ci stanno arando malissimo i forti. Che bello, che bello. Ok, possiamo prendere un nuovo potere della chiesa e ci mettiamo il morale. Perfetto. Vediamo un attimo nel militare come siamo messi. Allora, disciplina. L'abbiamo più alto della Francia, di poco, ma l'abbiamo più alto. Il morale. Poco più alto. Ok, professionalismo l'abbiamo assolutamente più alto della Francia. Tradizioni, ho il dubbio che sia più alto loro. No, in realtà no. E sarebbe molto utile poter usufruire di questi rinforzi russi, ma non ci fa passare nessuno le truppe, sfortunatamente. Quindi siamo nella cacca fino al collo, perché quelle truppe non arrivano. Potremmo provare a spostarle con la nostra flotta, però non c'è nessuno sbocco sul mare. Facciamo che le andiamo a prendere. Dai, vediamo se è possibile, se è fattibile una cosa del genere. O prima ci occupiamo delle nostre. Proviamo a vedere. Conforma, no. Friendly fleets to attach. Permetti alleati a bordo. Sì. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. A noi ragazzi basterebbe anche una pace bianca con i carissimi francesi. No, Trier, non voglio il prestito, però ti ringrazio per il pensiero, davvero. Cara la nostra amica Spagna, stai prendendo le botte. Porca miseria, se stai prendendo le botte. Dove sono i tuoi eserciti esattamente? Sono qua sotto. Ciò è male. Ciò è male. Molto male. Porca miseria. Fatemi tornare indietro un diplomatico. Magari questo qua sotto. Tanto non è indispensabile averlo subito a fare l'annessione. Vediamo un po'. Ci sono delle battaglie in corso. Lunghezza della guerra. Ragazzi, io prenderò prestiti su prestiti se sarà necessario, ma questa guerra la dobbiamo assolutamente vincere. Non possiamo assolutamente permetterci di perdere questo conflitto. Tra l'altro, vediamo se riusciamo a prendere quelle truppe lì. Assedio di Napoli è finito. E dai, francesi. No, perché stanno assediando lì e quindi non sono interessati a firmare una pace. Oddio, ragazzi. Oddio. È irritante il fatto che ci siano qua 84.000 russi che però non possono venire ad aiutarci, dannazione. Tutto perché il Commonwealth ci ha fatto nemici. Infami. Infami. Danesi, ci fareste passare le truppe? Fammi vedere un po'. No, neanche voi. Naturalmente gli ottomani no. Ci sono tutte queste nazioni qua per farcele. Per farci passare le truppe. Potrei chiedervi conoscenza della mappa? Naturalmente no. Ok. Sentite, facciamo che però il fleet basing agli inglesi non lo voglio più. Ok, perfetto. Perfetto. Qua le nostre truppe stanno tornando indietro. Qua siamo quasi andati a prenderle. Vediamo di occupare la qualunque qua sotto. C'era un motivo per cui non arrivavano. Ci sono anche i boemi qua. Che però sono al momento impegnati in un conflitto tutto loro, quindi hey hey. Muy bien, muy bien. Su 45, niente. Ragazzi, riunitevi. Rossi, niente? No, bene. Tra l'altro Trier ha dichiarato guerra all'Austria, ok. Flotta, arrivami a prendere quei ragazzoni lì, molto simpatici. E io qua non ho il coraggio, sinceramente, di andare ad attaccare i francesi, perché so che finirebbe male. Lucrezia è il popolo toscano. 50 di potere amministrativo e un nuovo amministratore, cioè amministratore, un nuovo consigliere diplomatico. No, non lo voglio. Se no Lucrezia diventa toscana e la claim è meno 25. Non buono. Non buono. Va bene, allora facciamo così. Tanto non lo dobbiamo necessariamente assumere.
Ok, mettiamo lui, così ci dà magari un po' di soldi. Siamo in positivo, mizzica se siamo in positivo. Allora sapete che vi dico? Che io quasi quasi mi prendo un bel prestituccio e un po' di mercenari me li vado anche a prendere, se continuano così le cose. Chiediamo il trasporto di queste truppe. No, perché mi fai fare il giro? Ah, oh, perché si è buggato tutto. Molto bene, molto bene. È davvero irritante però il fatto che quelle truppe siano bloccate là e che quindi non ho il loro supporto. Solo per questa ragione, per questo motivo. Va bene, facciamo una cosa di questo tipo. Occupiamogli la qualunque qua sotto. Perfetto. Qua l'assedio sta durando tanto, ma una volta che sarà finito avremo perso i nostri vantaggi. 22. Esercito spagnolo, cosa stai facendo? Perché rimani camperato qua sotto? Porca di quella miseria. Ok, vediamo dov'è la nostra flotta. Mancanza di ufficiali. No, non posso permettermi di perdere tutto quel manpower. Purtroppo dobbiamo fare così ed è finito l'assedio di Cuneo. Dannazione. Dannazione. Vabbè, completiamo gli assedi qua sotto. Ok. No, facciamo che qua li lasciamo uniti. Che se no è la fine. Boom, abbiamo occupato la qualunque qua. Truppe riunitevi. Qua voi andate qui. E voi cominciate a spostarvi. Ok, cominciate a spostarvi e fammi vedere un po' quante ne riesco a portare alla volta. Solo 10.000. Vabbè, ci accontentiamo. Ci accontentiamo. E un po' alla volta arriveranno. Voi qua vi unite. Dove sono i francesi? Mamma mia, 40.000 uomini che sono arrivati a Ferrara. Lacrime, lacrime amare. Supporto della nobiltà non mi servirebbe a niente. Va bene. Siamo passati nuovamente ad avere un bilancio di 1. Ottimo. Davvero ottimo. Fatemi vedere un attimo i nostri rivali. Diplomazia, Urbino. Non posso mettere un altro rivale mentre sono in guerra. Cazzo, 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 cazzo. No, non aiuta questo, non aiuta. Francia occupa Modena. Ottimo. E si fa per dire. Ok, ancora qualche viaggio e riusciamo a spostare pure questi. Voi cominciate a riunirvi qua. E quanti uomini abbiamo? 37.000. Ma non bastano neanche ad attaccarne solo uno. Cioè, ok, stanno soffrendo un po' di attrito così, ma non basta. Finita una conversione, ok. Pace bianca irraggiungibile. Sapete qual è il problema? È che se i francesi vincono, l'unione personale magari inizia a loro. E un Francia-Russia è una cosa che non possiamo permetterci. Piuttosto davvero andiamo in rosso di brutto con i prestiti. Guardate, magari anzi, una cosa che potrei anche fare è togliermi qua gli advisor per guadagnare un po' più di soldi e potermi permettere i diplomatici. Ok, cioè i diplomatici, i mercenari, scusate. Come sono composte queste truppe? Mamma mia, 17 di artiglieria, ma stiamo scherzando? Oh, ma stiamo a scherzare? Stiamo scherziamo? Ok, dove sono i miei rinforzi? Dove sono? No! È arrivata la flotta francese, ragazzi! E chi si... ma sono tutte navi da trasporto? Sono tutte navi da trasporto. Fammi prendere un ammiraglio, tra l'altro un Borgia. Paolo Borgia. Vediamo come va questa battaglia navale. Tanto sono pronto a scappare in porto nel caso fosse necessario. Abbiamo un bel vantaggio. Infatti li stiamo massacrando. Ok. Abbiamo detto che se qua riunisco le truppe abbiamo 40.000 uomini. Potrei utilizzarli per attaccare con estrema cattiveria quelli. Fammi prendere un po' di prestiti. Ok, riuscite a stare tutti qua? Direi di sì. Ok, vediamo di tirar su un po' di mercenari. E
E vediamo come finisce la battaglia qua. Abbiamo vinto. Buono. Ok. Trasportatemi le truppe qui. Ah, tra l'altro riusciamo a portarle quasi tutte perché abbiamo catturato un po' di navi da trasporto. Buono, buono, buono. Però non le supporta tutte. Allora andate a Lucca, che non posso permettermi di subire attrito. Altri mercenari, per favore. Ok, perfetto. Questi qua sono i miei tre eserciti, va bene. Ok. Casus belli di trade protection degli ottomani. Dov'è la mia flotta dannazione? Dov'è? Dov'è? Eccola lì. Monferrato chiede aiuto. Ottimo. C'è un pretender lì. Non ho 2000 di manpower da darvi, neanche 100 ducati a dire il vero. Dovete arrangiarvi al momento. Mi dispiace, ma vi dico che dovete arrangiarvi. No. Niente, si sono spostati. Troppo tardi, ragazzi. Troppo tardi. Facciamo. No, 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 no. Ho sbagliato. Dovete riunirvi tutti qua. Ok. Questi me li vai a togliere. E puoi unirmi gli altri eserciti? No, perché sono ancora separati. Va bene. Ce la faccio. Ok. Abbiamo una grande armata mercenaria qua. Oddio, che in realtà si è fusa con qualcun altro. Armata di Damietta. Ah, perché. Ne facevano parte anche quelli di uno dei nostri eserciti. Ok. Adesso li ricompongo un attimo. No, ci ho messo dentro anche dei mercenari. Ip. Ok, meglio così. E fanno parte della Second Legio, penso. Quali sono questi? No, non sono quelli. Vabbè, sentite, aspettate un attimo che faccio riunire prima tutti. Ah, perché è arrivata anche la nostra flotta. Ok, loro si stanno rispostando lì e fra poco li attacchiamo con estrema cattiveria. Ok, sono anche un po' troppi. Armata di Lucca è quella che dobbiamo far fondere. E penso di doverla far fondere con la Second Legio, infatti. Sì, era quella, era quella. Ottimo. Adesso questi eserciti qua li riuniamo tutti. E. No, aspettate che si blocchi. Ok. Adesso possiamo andare con estrema cattiveria. Voi andatemi a far fuori queste navi francesi. Venezia ha dichiarato guerra all'Austria. Ok. Ok, qua lo scontro è iniziato e prendiamo le botte. Porca miseria. Prendiamo le botte, molto male. Vediamo se riesco a mandare un po' di supporto da qua attorno. Oddio, c'è stato un momento in cui gliele stavamo dando. No, niente, ritiratevi. Ritiratevi che non ce la facciamo. No, mamma mia, sono arrivati altri. Ne sono arrivati altri. Porca miseria. Se solo potessero arrivare i russi, porca Eva. Ok, tra l'altro qua c'è una battaglia in corso. Con una loro flotta un po' più seria, devo dire, stavolta. E i francesi sembrano volerci attaccare e il fatto è che vincono. Comunque. No, non riesco neanche a spostarli. Porca miseria. Mio Dio! Non abbiamo più un esercito! Non abbiamo più un esercito! Sono scappati tutti! È la fine! Ragazzi, è la fine. La Gran Bretagna ci offre un prestito, ma interessi troppo alti. No, vabbè, ma è impossibile. Come faccio a battere un nemico così? Puttana Eva.
Cioè, guardate qua, 138.000 uomini, ma non li abbiamo tutti. Ah, i francesi ne hanno persi 44.000, ma noi ne abbiamo persi molti di più, ne abbiamo persi 72.000, ragazzi. Il fatto è che loro potevano permettersi di perderli, noi no. Eva. E mo? Che si fa? Tra l'altro anche la nostra flotta qua non gli sta andando benissimo. Niente. Le nostre ambizioni sono andate al diavolo. Porca Eva. Porca di quella Eva. Sì, ci sono un po' qua i francesi che sembrano voler fare qualcosa di buono, ma... Cioè, scusate, gli spagnoli, ma... Non riusciamo a fermare i francesi. No, non posso firmare la pace, ragazzi, non posso. Non posso permettermi di firmare una pace. Porca miseria. Ok, cominciamo l'addestramento di queste truppe. Smettila di migliorare le relazioni con loro. Ok. Che tanto abbiamo già raggiunto il massimo. Facciamoci un po' di claim qua sotto con i mamelucchi. Allora, Buaira. Poi Algarbia dovremmo averla già la claim. Allora la facciamo su Fayum. E basta per il momento. Facciamo. Vediamo se con lo spy network sui francesi riusciamo a fargli scoppiare qualche ribellione. Magari perché. Se no io qua non so che altro fare. Russi, un aiutino sarebbe molto gradito, davvero. Non mi dispiacerebbe se poteste darmi una mano. Il fatto è che qua adesso vincono tutti gli assedi, sti infami. Tutti questi qua ci chiedono accesso militare, facciamo che anche no. Mio Dio. Perché abbiamo 1.000 uomini qua sotto? Vabbè, facciamo che li facciamo spostare qui. Anzi, li disbandiamo che tanto ci torna nel... No, non ci torna più. C'è sceso il professionalismo. Scherzavo. Molto bene, ho fatto una cazzata. Vabbè, non importa. In ogni caso, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua. E le cose non sono rose. Le cose non sono rose perché senza il supporto russo questa guerra non finisce bene. Il fatto è che io non so come... Riuscire a migliorare le cose. Posso provare a migliorare le relazioni con i mammelucchi. Perché gli ottomani sono nostri rivali, quindi non ci faranno mai passare le truppe. Magari con i mammelucchi sì. Cioè, scusate, con... non con i mammelucchi, perdonatemi. Con il Commonwealth, se riesco a migliorare abbastanza le relazioni, fanno passare i russi. Ed è la nostra unica speranza, ragazzi. Perché altrimenti la Francia ci disintegra. Speravo di riuscire a reggere con quelle truppe lì, ma... È successo quell'evento e cioè quella battaglia disgraziata e ci hanno fatto davvero troppo male. Adesso non so neanche più che battaglia è stata questa. La battaglia di Lucca verrà ricordata negli annali come una battaglia disastrosa per la povera vecchia Urbino. E vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate qua sotto quel mi piace e mi raccomando commentate se avete consigli o suggerimenti. Detto questo, date un'occhiata alle altre campagne in corso sul canale in attesa del prossimo episodio e a tutti e a presto.